ci presentiamo una nuova stagione, grandi stagione, grandi acquisti. Chiamo subito il re del mercato, il presidente, capitano, giocatore Chico Tagliabue. Innanzitutto un applauso alla cornice, la Inter, i fratelli, al Bar Frigerio. Ha lavorato pesante, ha speso, ha investito. Presentiamo subito, siamo 3.000, 3-4.000. Ha presentato un gran giocatore, ex professionista, campione italiano. Era dal 98 che non giocava, ragazzi. È uno di Via Monte come me, maturati. Quindi ragazzi, lo chiamiamo subito Salvatore. Era dal 98 che non giocavi, sembrava che tirava. Le prime sensazioni e soprattutto come ha fatto Chico convincerti a venire a giocare da noi. Mi ha fatto convincere. Allora, ha fatto convincere, ha fatto il negozio, ha detto, giocate ancora, posso venire a giocare a allenarmi con voi? Io ho detto, ma come sono, mancherebbe anzi. Allora adesso da lì, da ho dovuto litigare un po' col procuratore per prenderlo, però alla fine ci siamo comprati con il contratto. Sensazioni Salvatore, sensazioni sono? Alza la voce. Sono in ritardissimo in preparazione. Sei carico, sei pronto, sai che puntiamo su di te. Dopo una vita. Stagione come sarà? Entusiasmante. Facciamo un applauso a Salvatore! È stato come Izzo, Paolo. Andiamo veloce, un attimo di silenzio. Ragazzi, io il 4 non ho ancora preso il bonifico. Una domanda veloce al nostro vicepresidente. Presidente, come vicepresidente, l'operazione è un dovere. L'operazione è andata bene. Ma perché mi hanno detto che... Fai parlare la gente. L'operazione è andata bene, i tempi di recupero però non si sa. Vediamo un po'. Bisogna testare, provare. Mercoledì presente. Mercoledì presente, primo testo. I tempi di recupero sono previsti più o meno come quelli di Cinecittà. Vediamo. Minucci, un ubriacore come vuoi. Non ci possiamo nascondere quest'anno. Allora, mentre l'anno scorso avevo un po' di perplessità perché la squadra stava andando verso una situazione un po' vecchia, quest'anno abbiamo rigiovanito la rosa, abbiamo messo nuovi acquisti importanti, gente di categoria, gente che ha giocato anche in Serie A, ha giocato nei campionati che contano, quindi alla fine questo Leopadrillo darà fastidio a tutte le squadre e partiremo con ambizione subito vincendo la Wisp e il campionato di Prima Divisione. Il premio del giocatore più migliorato, cioè il premio vinto da Farfallina e da Alfonso, premio More 2011-2012, Andrea Matt Winter! Allora, sei contento di questo premio? Assolutamente, atteso, grazie a tutti, è il premio più ambito di tutti, grande Mario. Ringraziate, un applauso per l'interno. Tre ore in camera di consiglio abbiamo deciso che il giocatore migliore dell'anno scorso è stato Fabio Colombo. Vado da legare perché no, il cuore di Sassuolo. Allora, partiamo dal presupposto che è stato dopo di me che io non faccio un test, è stato il mio giocatore della storia di questi cinque animali. Leopone, Ligre, Peccane, Zebrallo, Leopatrillo. Allora, è una soddisfazione. Prego.
Questo che inizia per me sarà l'ultimo anno. Facciamo un applauso a Mario Colombo. Abbastanza toccante per quanto mi riguarda, perché tutto è iniziato nel 98-99 e io ho iniziato a giocare con un campione, un giocatore veramente che mi ha dato tecnicamente, ma soprattutto mi ha dato dal punto di vista dello spirito tanto, un giocatore importante che merita un premio, premio alla carriera, sperando che non sia l'ultimo anno. Ringraziare tutti i miei compagni, quest'anno sono 48, ho cominciato a giocare a 20, sono stanco, però quando potrò stiamo premiando una persona che ha creato alla fine tutto questo. L'unico vero coach dei cinque animali. Premio alla carriera coach degli animali. È nato tutto, ragazzi, nel lontano 1998. Leo. A Soncino, ragazzi, 5 franchi. Tra l'altro oggi mi ha visto Giorgio Masoni. Esatto. Grande trattoria, dove lì tra quattro birre e quattro amari incrociamo il leone e il leopardo, nacque il Leopoldo, ragazzi, e grazie a lui, Claudio e Chicco, nacque tutto questo, giovanili, serie D, quindi ragazzi facciamo un applauso a Luca, ragazzi. Poi l'altro giorno pensavo, no? Quella stagione lì famosa. Ma c'era Giola. Esatto. Dov'è Giola? Dov'è Giola? Giola è andato a trombare una mignotta un'ora con la casa. Quell'anno lì, ragazzi, abbiamo fatto ben 58 partite, 52 vittorie, ma non è quello. È che sono 58 partite, sono 58 cene, 58 minuti. Perché l'abbiamo comprato? Oltre che essere un giocatore che può giocare in vari ruoli, soprattutto per lo spogliatoio, per le tegne di pizza che ci porterà, per i fritti misti, per la grande nostra. Cosa ti aspetta a questa stagione? Mi aspetto di vincere il campionato. Grande! Massimiliano Giorgio. Arriva e riduci dai fortuni, però abbiamo fatto stipulato un contratto al matrimonio di Spugno. Siamo guardati negli occhi, non c'è stato niente, cioè, quanto vuoi, quanto c'è vuoi. Bisogno, c'è stato bisogno, la firma è già stata apposta al contratto, giusto? Sì. Quindi cosa ti aspetta? Vinceremo. Tutto. Una partita. Però c'è la domanda che Cantù si chiede. Una domanda importante. Cosa c'è dentro nella valigetta di gioia? Cosa c'è in quella 24 ore? La famosa valigetta che la signora Gioia tutti i giorni. Cosa c'è in quella 24 ore? È un mistero che da due anni va cioè, quella di prezioso, €350.000. Sai quelle opere di due anni fa che lui arriva in negozio con questa valigetta, chiede i biglietti e se ne va. E tutto, accanto ormai, sa che quella valigetta c'è qualcosa di prezioso. Non l'ha mai aperta davanti a nessuno. No. Tu Leo sai cosa ci dentro? Oh, io pensavo le schede di oggi all'inizio. No, pure. Poi pensavo,
pensavo ai soldi di Preziosi, adesso non lo so se era di Alfonso, pensavo alle fotocopie, non lo so, dai, dici qualcosa. No, fine campionato, se si vince il campionato si svelerà. Ok, volete dire qualcos'altro? Sono contento di fare, adesso il quarto giocatore che porta tecnica ma soprattutto grinta e spirito di gruppo, che è la base dei nostri, delle nostre squadre. Un grande applauso a Alessandro Corrado. Allora, diciamo che con Alessandro è 5 anni che stavo dietro, poi anche lì il procuratore voleva troppo, gli ingaggi, quanti, e lui insomma nicchiava un po'. Quest'anno è venuto lui in negozio a chiedere: posso giocare con voi? Perché si era rotto di giocare in quella squadra che non mi ricordo più come si chiama, dove giocavo l'anno scorso. Non eri stato, magari quest'anno hai più spazio sicuramente, giocare di più. Sei più allo spazio. Dunque, buono, cosa ne pensi? Sono molto contento, dopo anni aver giocato in squadre inferiori, quest'anno questo salto di qualità mi dà molta fiducia e sicuramente mi piace il gruppo, mi piace tutti questi ragazzi, ho rinunciato ai diritti di vita, sono molto contento di far parte di questo movimento. Una grande sorpresa ragazzi, sapete che noi abbiamo bisogno di Fabio, Paolo, abbiamo bisogno di giocatori e anche di dirigenti, quindi Lopatrillo aveva un presidente e un vicepresidente, ma sono veramente onorato di presentarvi il nuovo amministratore delegato. In effetti è tranquillo, abbiamo avuto le borse, le borse nuove dopo 5 anni, le borse nuove, le borse.